La battaglia politica sulla legge di bilancio per il 2020 è pienamente in corso, ma qualche certezza c'è già. Intanto sono confermate, a meno di colpi di scena dell'ultimo momento, le cattive notizie che già abbiamo dato in precedenza. Non c'è nulla sulla questione delle cosiddette classi pollaio e neppure sulla estensione del tempo pieno al sud, che pure fino ad un anno fa sembravano essere due grandi obiettivi del tutto irrinunciabili per il movimento 5 Stelle. Al momento, al contrario, spuntano quasi un po' a sorpresa alcuni emendamenti poco costosi, ma messi bene in evidenza dal sottosegretario Anna Ascani, che li segnala come un importante risultato del governo giallo-rosso. Intanto ci sono un po' di soldi in più, 12 milioni e mezzo, per le scuole paritarie che accolgono alunni disabili. Misura che, per la verità, appare un po' in controtendenza con quanto sempre dichiarato dal Movimento 5 Stelle sulla necessità di ridurre i finanziamenti per il sistema paritario. Apprezzabili, anche se modestissime rispetto alle reali esigenze, le aperture della legge su due problemi molto sentiti nella scuola, il potenziamento dell'organico nella scuola dell'infanzia e il consolidamento in diritto di un migliaio di posti dell'organico di fatto del sostegno. Per l'infanzia, a conti fatti, lo stanziamento è davvero minimo, poco più di 4 milioni di euro che corrispondono a... 390 posti, una inezia rispetto alla stessa quota di 2000 posti di cui si parlava già lo scorso anno. Diciamo che si tratta di una inversione di tendenza che però per dare qualche risultato dovrà essere confermata in futuro e non abbandonata strada facendo, come è accaduto per le misure sul tempo pieno al sud. Nulla di particolarmente importante infine sulle risorse per i contratti pubblici e in particolare della scuola. Tanto che per raggranellare qualche soldo i sindacati stanno chiedendo che i 200 milioni del bonus merito vengano usati per gli aumenti di stipendio. Operazione che seppure andasse in porto determinerebbe un incremento inferiore a 10 euro al mese per ciascun dipendente. Nulla di particolarmente importante, infine, sulle risorse per i contratti pubblici in particolare della scuola, tanto che per raggranellare qualche soldo i sindacati stanno chiedendo che i 200 milioni del bonus merito vengano usati per gli aumenti di stipendio, operazione che seppure andasse in porto determinerebbe un incremento inferiore a 10 euro netti al mese per ciascun dipendente. Intanto, proprio nella giornata del 12 dicembre, i sindacati hanno manifestato a Roma per rivendicare maggiore attenzione del governo sul problema del lavoro pubblico e privato. Vedremo se nel passaggio in aula al Senato il governo proporrà qualche ulteriore modifica che possa far parlare davvero di una inversione di rotta. Il tema è caldo perché proprio appunto in queste ore si discute in Parlamento della legge di bilancio. Quindi eh, continuate a seguirci su questo canale e anche nel nostro portale www.tecnica scuola e soprattutto, come sempre, continuate anche a scriverci.